In questo disegno la luce, inizialmente non polarizzata, passa attraverso tre polarizzatori in successione. Vediamo che cosa esce fuori alla fine. L'angolo di orientazione del primo polarizzatore A non ha nessuna importanza. Infatti, l'intensità luminosa, cioè l'irraggiamento che esce fuori dal primo polarizzatore, è sempre metà dell'intensità luminosa della luce dell'onda elettromagnetica di partenza non polarizzata. Per esempio, se noi orientiamo il polarizzatore in verticale, possiamo sempre immaginare le onde elettromagnetiche non polarizzate come se fossero composte per una metà in polarizzazione lineare verticale e l'altra metà, mediamente, in polarizzazione lineare orizzontale. Queste orizzontali non passano, sarebbero queste oscillazioni del campo elettrico qua. Non passano perché l'asse di trasmissione del polarizzatore è verticale e quindi fa passare soltanto la componente polarizzata linearmente in verticale della luce incidente. Quindi fa passare soltanto quella componente di luce che ha il campo elettrico oscillante su questo piano. Siccome abbiamo detto che mediamente è una metà, la luce è polarizzata verticalmente, l'altra metà polarizzata orizzontalmente, non passa, passa solo la metà polarizzata verticalmente. Quindi abbiamo quest'onda in uscita polarizzata linearmente in direzione verticale che ha una intensità metà dell'intensità di partenza I0. Comunque l'angolo alfa non conta. Se infatti fosse stato orientato questo asse di trasmissione del polarizzatore A in qualsiasi altra direzione, sempre un mezzo sarebbe stata l'intensità dell'onda elettromagnetica trasmessa. Ora la luce è polarizzata linearmente, passa attraverso un secondo polarizzatore che è orientato in modo da formare un angolo beta con la direzione verticale del primo polarizzatore. Si dimostra che passa attraverso il secondo polarizzatore soltanto una frazione cos quadro beta rispetto all'intensità luminosa che era passata attraverso il primo polarizzatore, cioè una frazione cos quadro beta di IA. Questa legge si chiama la legge di Malus, anzi si dovrebbe dire Malus. Quindi la legge di Malus si applica ogni volta che una luce polarizzata linearmente attraversa un polarizzatore. Dopo dimostriamo questa legge. Adesso vediamo che dal polarizzatore B esce quest'onda elettromagnetica che è polarizzata su un altro piano, il piano che forma l'angolo beta, rispetto al piano invece, della polarizzazione precedente. Poi questa onda polarizzata linearmente in direzione beta incide su un altro polarizzatore, che forma, un angolo gamma con il piano d'oscillazione del campo elettrico, su questo piano beta. E di nuovo si applica la legge di Malus, per cui l'intensità luminosa che emerge dal polarizzatore C è una frazione dell'intensità luminosa che incideva sul polarizzatore C. E quale frazione è? È la frazione, come prima, coseno quadrato di questo angolo gamma, cioè l'angolo tra la direzione incidente di polarizzazione lineare e la polarizzazione d'uscita. Adesso dimostriamo la legge di Malus. Arriva la luce polarizzata linearmente in verticale, questo è il campo elettrico, che ha un'ampiezza di oscillazione EA, sarebbe E0 in pratica, EA in alto e in basso. Scomponiamo questo campo elettrico in una componente parallela all'asse del polarizzatore B, l'asse di trasmissione, e l'altra componente perpendicolare all'asse di trasmissione di B. Questa componente perpendicolare viene assorbita dal polarizzatore, mentre invece la componente parallela, è quella che passa. Ma la componente parallela, è una frazione cosen beta e ha coseno di beta. Quindi l'intensità luminosa che passa, e emerge dal polarizzatore B, sappiamo già che l'intensità luminosa si calcola moltiplicando la velocità della luce per un mezzo epsilon 0 e questo EB al quadrato, EB, è l'ampiezza di oscillazione di questo campo elettrico
oscillante, quindi è questa ampiezza qui. Ma questa ampiezza di oscillazione è questa, cioè è la componente parallela di EA. Quindi EB è EA cos beta. Quindi al quadrato, EA cos beta al quadrato, ma un mezzo C epsilon 0 EA alla seconda, un mezzo C epsilon 0 EA alla seconda è l'intensità incidente, cioè l'intensità di quest'onda incidente già polarizzata linearmente in verticale, questa rossa. E quindi alla fine l'intensità emergente da B è la frazione cos quadro beta dell'intensità incidente IA. Qui c'è la stessa identica dimostrazione fatta per la luce polarizzata linearmente in direzione beta che incide sull'ultimo polarizzatore che è orientato in direzione gamma. Anche qui abbiamo il campo elettrico incidente che è questo EB, cioè questa è la sua ampiezza di oscillazione EB. La scomponiamo in una componente parallela all'asse di trasmissione del polarizzatore C, quindi EB parallela, e una componente perpendicolare, EB perpendicolare, che la componente perpendicolare viene assorbita, la componente parallela viene lasciata passare. Questa componente parallela è EB coseno di gamma, come prima. È EB, cioè questo, coseno di gamma, e quindi abbiamo EB parallelo, che è anche adesso EC, cioè è l'ampiezza di oscillazione del campo elettrico che emerge da C, cioè questa componente EB parallelo è questa componente del campo elettrico oscillante, cioè questa ampiezza qua, è EC, è questa ampiezza di questo campo oscillante qui. Dunque, procedendo come prima, si calcola l'intensità luminosa in uscita dal polarizzatore C, quindi un mezzo C epsilon 0 EC alla seconda, ma EC abbiamo detto che è EB parallelo. Andiamo a sostituire, troviamo IB, quindi IB coseno quadrato di gamma, stessa identica dimostrazione di prima.